League per la Juventus, il Delle Alpi si riaccende sulla Coppa Europea più prestigiosa. L'ultima volta fu un anno e mezzo fa nella semifinale persa contro il Manchester per 3-2. Dopo l'incredibile 4-4 di Amburgo, i bianconeri sfidano questa sera il Panathinaikos. Le formazioni, la Juventus si presenta con Van der Sar tra i pali, in difesa Paramati, Tudor, Ferrara e Pessotto, a centrocampo Conte, il capitano, con Tacchinard e Davids, il rifinitore Zidane, per la coppia d'attacco Inzaghi del Piero. Nikopolidis è il portiere greco, in difesa Olivares, Vokolos, Henriksen e Fissas, a centrocampo Karagounis, Basinas, Gomas e Kola, in attacco Liberopoulos e Vajeka. L'arbitro è il norvegese Rune Pedersen. La Juventus comincia in attacco in mezzo ai fumogeni. Inzaghi a contatto con Vokolos, finisce a terra Inzaghi, calcio di punizione. Vokolos non è d'accordo con Pedersen. Del Piero si occupa della battuta, il suo cross per Conte, esce Nikopolidis, la palla finisce in calcio d'angolo. Si fa subito vedere in attacco la Juve, vuole mettere in soggezione il Panathinaikos. Calcio d'angolo, dopo un minuto e mezzo Del Piero la battuta, esce ancora Nikopolidis, fa su il pallone il portiere greco del Panathinaikos, Antonis e Nikopolidis, e l'azione così sfuma. Siamo al terzo minuto, fascia destra del Panathinaikos, in azione Vajeka, in lotta con Pessotto e Tudor, ancora Vajeka, si libera il tiro sinistro, è debole, nessun problema per Van der Sar. Al terzo minuto la risposta del Panathinaikos con Christophe Vajeka. Fissas in mezzo per Liberopoulos, che allarga sull'out destro, dove c'è Karagounis che prepara il destro. La sua battuta è forte ma non può creare grossi problemi a Van der Sar. Ancelotti, perplesso, assiste a questo inizio di gara della Juve, non è troppo convincente. E qui Inzaghi che cerca Del Piero il triangolo, Inzaghi ancora per Conte. L'assist è un po' troppo lungo, esce Nikopolidis, anticipa il capitano bianconero. La Juve non riesce a ingranare. Davids scambia con Zidane, avanza l'olandese, percussione e il fallo da dietro, piuttosto scorretto e anche pericoloso, del difensore danese René Henriksen, arriva puntuale. Il fischio di Pedersen, calcio di punizione per la Juventus al 20°. Rivediamo l'entrata di Henriksen su Davids. E se ne occupa Alex Del Piero. Una buona occasione per lui. La barriera del Panathinaikos, Inzaghi va a disturbare, batte Del Piero, la palla però è troppo bassa, respinge la barriera. L'azione però prosegue, Davids che si fa anticipare il pressing del Panathinaikos, fa scattare il contropiede, Vajeka sul pallone, accanto a lui c'è Karagounis, e Liberopoulos in mezzo all'area, ma il pallone ancora per Vajeka, l'anticipo secco di Ferrara che interrompe così l'azione pericolosa del Panathinaikos. Ancora Juventus, Davids per Inzaghi, ancora Davids sulla sinistra per Del Piero, lo affronta Olivares. Lo salta Del Piero, che salta anche Cole e Basinas, ancora Del Piero. Destro strozzato però, facile l'intervento per Nikopolidis. Inquadrato Alessandro Del Piero, e andiamo dunque a rivedere questa sua iniziativa. Brillante fino al tiro, che non è un granché. Viene anche deviato da Vokolos, l'intervento poi di Nikopolidis. Si affida al lancio lungo il Panathinaikos per scavalcare il centrocampo bianconero. Qui c'è fallo su Paramatti di Liberopoulos, quindi la punizione per la Juventus, poi Tacchinardi, lungo per Inzaghi, Inzaghi in aria, lo affronta Gomas, Inzaghi, in qualche modo Gomas riesce a mettere in calcio d'angolo, pericolo evitato per il Panathinaikos, con Pippo Inzaghi non si sa mai quello che può accadere, 3 gol per lui ad Amburgo la settimana scorsa. Del Piero da corner, lo stacco di Vokolos che allontana il pallone dall'area, Liberopoulos poi scarica su Fissas, il lancio lungo che si perde nella difesa bianconera. 0-0 dopo 26 minuti, lo sguardo severo anche di Angelos Anastasiadis, allenatore del Panathinaikos. Evidentemente non è soddisfatto della prova dei suoi, anche se stanno reggendo molto bene il confronto con la Juve. E qui è Liberopoulos a contatto con Davids, scarica un destro violentissimo, Van der Sar si salva in 2 tempi. Nikolaos Liberopoulos, il cantona greco seguito dal Manchester che lo vorrebbe acquistare. Il giocatore più pericoloso della formazione greca, rivediamo ancora la sua conclusione molto violenta e Van der Sar riesce a rimediare. La Juventus in avanti con Pessotto per Inzaghi, fermato irregolarmente secondo Pedersen da Gomas, anche se il giocatore del Panathinaikos non è d'accordo ovviamente con l'arbitro, però il fallo c'è tutto. E c'è un'altra punizione dal limite per la Juventus, affidata ancora al destro di Alex Del Piero. Inzaghi va a disturbare la barriera del Panathinaikos, interviene anche Pedersen, si prepara Nikopolidis, ma anche Alex Del Piero, la finta di Zidane, va Del Piero destro ancora, colpisce in pieno la barriera,
non ne va dritta una a Del Piero, che cerca anche il rilancio in aria, ma è sballato. Può intervenire Vokolos, che mette il pallone in fallo laterale. La Juventus insiste, ma non trova Spirali nella difesa greca. Ci prova adesso con Paramatti sulla fascia destra. Lo scambio con Conte, interviene in maniera piuttosto rude Fissas, che viene anche ammonito dall'arbitro, il primo ammonito della partita, il numero 30 Panagiotis Fissas. Intervento in anticipo su Conte, non riesce, colpisce in pieno la caviglia destra del capitano bianconero. E qui è Paramatti, il suo pressing è su Liberopoulos, c'è Del Piero libero, lo serve Paramatti, avanza Del Piero, il suo cross leggermente lungo per Conte, ma ancora Del Piero alimenta l'azione, lo fronteggia Fissas, va Del Piero, il suo cross allontanato dal difensore peruviano Olivares. Tacchinardi finisce a terra, ma l'azione è regolare da parte di Liberopoulos. Del Piero quindi per Paramatti. Davids in avanti, Davids, la respinta di Vokolos. Tacchinardi prepara il destro ed è una cannonata che finisce in rete, grazie anche all'intervento sfortunato di Nicopolidis. Juventus in vantaggio dopo 35 minuti con Tacchinardi, ma andando a rivedere bene la conclusione del centrocampista bianconero si rivedrà anche la netta deviazione di Nicopolidis. Pubblico comunque entusiasta per la prodezza di Tacchinardi. E rivediamo la palla che colpisce il braccio destro di Nicopolidis dopo aver colpito la traversa. Ancora da un'altra angolazione la botta terrificante di Tacchinardi. E l'autogol di Antonis e Nicopolidis. 1-0 per la Juve comunque dopo 35 minuti non certo brillanti della squadra bianconera. Ma non si arrende Panathinaikos, subito in attacco, qui con Fissas che di testa mette fuori. Davids controlla la porta di Van der Sar. Siamo al 36esimo, Juve dunque in vantaggio. Il Panathinaikos continua però nella sua azione. E qui Liberopoulos, attenzione Van der Sar, si salva in qualche modo grazie anche a Tacchinardi. Buona occasione per il Panathinaikos per pareggiare con Liberopoulos, che vuole il calcio d'angolo. Da rivedere questa azione, la prodezza di Van der Sar che col sinistro riesce a salvare la sua porta. Poi la palla rotola addosso a Liberopoulos, ma ancora l'attaccante del Panathinaikos che si libera al tiro. Per fortuna arriva Pessotto che smorza il tiro e lo devia in calcio d'angolo. Panathinaikos arrembante in questo finale, si giocherà fino al 46esimo, c'è tempo per l'ultimo attacco della squadra greca. Sul pallone c'è Kola, si accentra Kola per Liberopoulos e l'intervento scorretto di Tacchinardi. Calcio di punizione dal limite, questa volta per il Panathinaikos da posizione pericolosa. Se ne occupa Karagounis. Il suo tiro respinge la barriera. Il destro di Goma su una sventola micidiale e la palla finisce in rete. Il pareggio del Panathinaikos con Ioannis Gomas, Van der Sar incolpevole. La Juventus viene raggiunta in pieno recupero al 47esimo. In delirio i 1100 tifosi del Panathinaikos arrivati a Torino. Bellissima conclusione di Gomas dai 20 metri, palla che finisce sotto l'incrocio. Niente da fare per Van der Sar e il pareggio del Panathinaikos anche giusto vedendo lo sviluppo del primo tempo. E si può riammirare ancora la prodezza di Gomas da un'altra angolazione. Veramente straordinario il suo tiro. E dunque finisce il primo tempo sull'1-1, autogol di Nicopolidis, anche se la grafica segna Tacchinardi, e il pareggio greco di Gomas. Nel secondo tempo Ancelotti apporta una piccola modifica alla formazione, fuori Pessotto, dentro Jonathan Bachini. I bianconeri cominciano l'assalto il secondo tempo, qui Nicopolidis anticipa di un soffio Zinedine Zidane in piena area. Nel Panathinaikos nessuna novità rispetto al primo tempo, qui si scaldano i panchinari bianconeri con Trezeguet in testa. Juve ancora in avanti sulla fascia destra con Antonio Conte, c'è Inzaghi a centro area, il cross di Conte invece per Zidane, tuffo di testa e palla che passa un metro sopra la traversa. Buona occasione per la Juventus al secondo minuto con Zinedine Zidane su assist invitante di Antonio Conte, non riesce a trovare la porta il talento francese. Siamo all'ottavo minuto, i greci in avanti con Liberopoulos messo a terra da Ferrara. C'è un calcio di punizione per la formazione greca. Sul pallone c'è Basinas, il suo destro, la palla rimbalza davanti a Van der Sar che però riesce a controllarla. Scampato pericolo quindi per la Juve che riparte con Jonathan Bachini. Zidane al limite, le sue finte, ancora Zidane, cerca di liberarsi al tiro, Zidane destro, lento, facile per Nicopolidis, nessun problema per il portiere greco sulla conclusione di Zidane. Vajeka per Karagounis, avanza Karagounis,
Scarica un destro micidiale, Van der Sar si tuffa e la palla sfiora il palo. Occasione incredibile per Karagounis da 35 metri. Libera il suo destro. Rivediamo d'altra angolazione, il pallone sfiora il palo. Con Van der Sar praticamente battuto. C'è un cambio per la Juventus, esce Alessandro Del Piero, al suo posto Trezeguet. Siamo al 16° della ripresa. Esce Del Piero, un'altra prova incolore la sua, al suo posto entra Trezeguet per dare peso all'attacco bianconero e c'è il Panathinaikos in avanti. Fissa in verticale per Vajeka, esce Van der Sar e riesce a anticipare di poco l'attaccante del Panathinaikos, polacco naturalizzato greco. Ferrara tocca per Van der Sar che per poco non la combina grossa, rischia l'autogol, poi si salva il portiere olandese, riesce a evitare il calcio d'angolo, il rilancio in avanti in favore di Zidane, l'anticipo secco di Eriksen. Scende Karagounis, palla al piede, c'è Vajeka, chiama il passaggio, ancora Vajeka, lo affronta Tudor. Vajeka finisce a terra in area, vorrebbe il calcio di rigore, ma Pedersen non gli dà ragione. Rivediamo il contatto sospetto in area tra Tudor e Vajeka. Juventus in avanti al 28°, Zidane per Tacchinardi, arriva in scivolata Cola che riesce a anticiparlo, poi c'è un fallo di Liberopoulos. Dei 25 metri per un intervento scorretto su Paramatti, parte Davids, sinistro, la barriera devia il pallone in calcio d'angolo. Davids inquadrato, partita non brillante la sua come del resto dei suoi compagni. Qui Bachini ottiene un buon calcio d'angolo, la deviazione è di Olivares, difensore peruviano del Panathinaikos. C'è un calcio d'angolo per la Juve, Trezeguet stacca e la palla in rete al 38° della ripresa. La Juventus torna in vantaggio con Trezeguet che va ad abbracciare Bachini, che ha battuto un ottimo calcio d'angolo teso per la testa dell'attaccante francese, e la Juventus riesce così a raggiustare la partita con uno stacco vincente di Trezeguet al 38°. Il Panathinaikos sembrava forse convinto di aver raggiunto ormai il pareggio, imprendibile per Nikopolidis la zuccata di Trezeguet, che andiamo ancora a rivedere in anticipo su Vokolos. Trezeguet è battuto Nikopolidis, ma la Juventus insiste al 40°, calcio di punizione per i bianconeri. Davids tocca per Tacchinardi, il pallonetto per Inzaghi, Tudor ancora per Trezeguet, Trezeguet sinistro al volo, sballatissimo, clamorosa occasione sprecata da Trezeguet. Dopo aver realizzato un gol fantastico se ne mangia uno incredibile da 5 metri, indirizza malissimo il diagonale mancino e quindi ci crede il Panathinaikos sotto di un gol. Fissas sinistro fuori bersaglio. È una delle ultime occasioni queste per il Panathinaikos. Entra Sipniewski, giocatore polacco, al posto di Fissas proprio. Mucchio in aria, salta Ferrara e può scattare il contropiede bianconero con Zidane. Lo alimenta Inzaghi, scatta anche Trezeguet. Ancora Inzaghi, palla al piede, ma si libera Zidane che riceve il pallone. Interviene Nasiopoulos in collaborazione con Nikopolidis e i due impediscono quindi a Zidane di portare a 3 i gol bianconeri. Siamo nei minuti di recupero al 91°. Davids va a rubare palla a Flipsen, quindi Inzaghi. Inzaghi entra in area, cerca il sinistro Inzaghi, ancora Inzaghi. Il suo tiro però non è irresistibile, lo blocca Nikopolidis che va al rilancio, inquadrato Pippo Inzaghi. 3 gol per lui ad Amburgo, 0 però questa sera, e finisce la partita. C'è il triplice fischio dell'arbitro Rune Pedersen. La Juventus batte a fatica il Panathinaikos per 2-1. I gol nel primo tempo, autogol di Nikopolidis, di Gomas il pareggio greco, e nella ripresa al 38°, il gol decisivo di David Trezeguet.